siamo a Roma all'Hotel Quirinale per parlare di una giornata importante, quella della qualità agroalimentare, un tema fortemente sentito, addirittura da dedicare un'intera giornata con tavoli di lavoro appartenenti a delle categorie, ognuna diversa, poi andremo ad analizzarle. Allora, cominciamo con l'importanza della qualità agroalimentare. Ma l'importanza della qualità agroalimentare è fondamentale, lo dicono i numeri del rapporto che verrà presentato oggi, che ci dicono come il peso delle indicazioni geografiche delle produzioni di qualità in Italia sia altissimo, tale da coprire il 56% di tutta la superficie agricola e di avere un peso molto forte sia sul valore della produzione, ancora di più sulle esportazioni. L'importanza è ancora più rilevante in alcuni settori strategici del Made in Italy agroalimentare italiano, come quello dei formaggi, delle carni trasformate, dell'ortofrutta, in cui vi sono veri e propri prodotti leader che rappresentano l'eccellenza della produzione italiana sia all'interno che all'estero. Possiamo, insomma, almeno per quanto riguarda il comparto agroalimentare, dirci soddisfatti. Questa nostra Italia, questo bello stivale, ben rappresentato questa mattina da questi tavoli di lavoro. Come è nata l'idea del tavolo di lavoro che produrrà poi degli atti che detteranno la prossima agenda anche del Ministero? Ma è proprio per l'importanza e per la sensazione che noi abbiamo che il ruolo delle indicazioni geografiche, delle produzioni di qualità possa essere migliorato e rafforzato ancora di più all'interno del sistema italiano. Questi tavoli infatti trattano tutta una serie di temi orizzontali che sono importanti in generale per il settore, per lo sviluppo e per la competitività del settore agroalimentare italiano, ma lo sono ancora di più per questo sistema delle indicazioni geografiche. Si parla di internazionalizzazione, dove appunto oramai in alcuni settori delle indicazioni geografiche i tassi di crescita non sono a doppia cifra, si parla di sistemi di qualità, di sostenibilità delle produzioni, che sarà la sfida, diciamo, del nuovo millennio delle produzioni agroalimentari, su tutti i temi sui quali le indicazioni geografiche hanno sempre mostrato una grande attenzione e un ruolo di leadership all'interno del settore. Questo è importante, e qui chiudiamo la nostra prima intervista di oggi, questo, dicevo, è importante anche proprio per il tipo di risorse umane impiegate in questo settore. Si parla tanto di occupazione, parliamo proprio delle risorse umane in questo settore agroalimentare così importante e così in forte crescita. Sì, si tratta di risorse umane non solo in termini, diciamo, quantitativi, i dati Istat ci dicono appunto di un forte incremento dell'occupazione e speriamo anche del PIL nell'anno che si è appena concluso, ma lo sforzo è anche di un ricambio culturale e generazionale all'interno del settore. Le politiche del Ministero sono volte infatti a creare opportunità per i giovani e opportunità anche per imprese innovative del settore, cioè attenzione sempre all'agricoltura tradizionale, ma anche a tutte queste forme di reti di impresa, di filiera, di start-up tecnologiche che in questo particolare contesto storico e culturale non possono rappresentare il futuro di sviluppo del settore. Benissimo, grazie e buon lavoro per questa giornata. Grazie. Arrivederci.